Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Io sono Sara, creatrice di The Book Splendor, dove parliamo di libri. Oggi parliamo insieme dei 5 assolutamente imperdibili da leggere. Prima di cominciare con la classifica, una piccola precisazione. Ovviamente la scelta di soli 5 libri è abbastanza limitante, perché i libri da leggere sarebbero centinaia e migliaia di più. La scelta quindi di limitarla a 5 è stata determinata per ovvi motivi, per ragioni di tempo e per non rendere questo video infinito. Inoltre l'altra precisazione è che comunque sia si tratta di una classifica personale, quindi sono curiosi di sapere secondo voi quali sono i 5 o più romanzi che devono essere letti assolutamente almeno una volta nella vita. Il primo romanzo di cui voglio parlarvi è un caposaldo della letteratura francese e si tratta di Notre Dame de Paris di Victor Hugo. In questo caso gioca un ruolo molto importante anche l'edizione, che effettivamente è molto bella e molto curata. All'interno si trovano una serie di illustrazioni e nella parte finale è inserito il saggio che Ken Follett ebbe modo di pubblicare qualche anno fa, quando ci fu il terribile incendio alla cattedrale di Notre Dame. In quell'occasione i proventi di questo saggio di Ken Follett vennero devoluti alla ricostruzione dell'edificio. La storia è arcinota anche grazie alla trasposizione cinematografica che ne fece la Disney, Il Gobbo di Notre Dame. All'interno del libro però, oltre a Quasimodo e agli altri personaggi che abbiamo imparato ad amare grazie al cartone animato, Esmeralda in particolare, ci saranno anche tutta quanta una serie di personaggi secondari e non, e tutta quanta una serie di situazioni, compresi alcuni twist all'interno della vita dei personaggi principali, che rendono Notre Dame de Paris un romanzo non soltanto incentrato sui suoi personaggi, ma anche sull'epoca in cui è ambientato. Su questo stesso stile, e già qui comincio a barare con la mia top 5, vorrei suggerire in alternativa un altro libro che è sempre di Victor Hugo, e si tratta di I Miserabili. In questo caso l'edizione che ho io è in doppio volume, ma credo forse da qualche parte se ne trovi anche in un unico volume, e anche questo, come potete vedere, è un bel tometto abbastanza spesso. I due romanzi hanno alcuni punti in comune, il fatto per esempio che siano entrambi romanzi corali e prevedano sulla scena tutta quanta una serie di personaggi che intrecciano le loro vicende, si aiutano a vicenda ma si ostacolano anche a vicenda. In questo caso i due poli principali della vicenda sono Jean Valjean, una sorta di galeotto, e dall'altra parte il suo, chiamiamolo, antagonista, l'ispettore Javert, che ovviamente rappresenta l'esatto opposto di quello che all'interno della società rappresenta invece Jean Valjean. Per questo secondo libro della mia classifica ci spostiamo in Russia con un caposaldo della letteratura russa, Anna Karenina di Lev Tolstoi. Anche in questo caso, come nei romanzi di Hugo, si tratta di romanzi corali. È vero che il titolo parla soltanto di Anna, ma in realtà all'interno della storia giocano un ruolo fondamentale tantissimi altri personaggi, che anche qui intrecciano le loro vicende. Una piccola precisazione che vale anche per i romanzi di Victor Hugo è il fatto che si tratta di romanzi che interessano sia i personaggi ma anche l'epoca storica in cui sono ambientati, la società in particolare. Ci sono infatti tutta quanta una serie di digressioni interessanti e molto importanti che riguardano appunto le dinamiche sociali dell'epoca. In particolare in Anna Karenina una delle parti più tragiche è quella riferita alla riforma agraria. Io confesso effettivamente di aver fatto molta fatica a leggerlo, ma superate queste parti e queste digressioni storico-sociali, i romanzi regalano davvero tantissimo. Terzo libro da leggere assolutamente è Via dalla pazza folla di Thomas Hardy. Ho adorato questo libro e l'ho finito in un giorno intero, nonostante avessi visto il film pochissimo tempo prima e quindi conoscessi benissimo la storia. Via dalla pazza folla è ovviamente ambientato in America, nella campagna inglese, e ha tra l'altro una descrizione ambientale eccellente. Ma eccellenti sono anche i personaggi. In questo caso, a differenza degli altri romanzi di cui vi ho parlato prima, l'attenzione si concentra principalmente sui due personaggi principali. Da una parte abbiamo Bathsheba, una ragazza
ancora immatura e sfortunatamente con risorse economiche molto ridotte. Dall'altra parte invece abbiamo Gabriel Hook, che è un pastore, diciamo, molto sfortunato. Alla fine la fortuna di questi due personaggi andrà in direzioni completamente diverse. E non aggiungo altro per non fare spoiler, ma è una storia davvero affascinante. Quarto romanzo che non potevo non mettere, chi mi segue sui social questo lo sa e anzi forse magari un po' se l'aspettava anche, e si tratta di Orgoglio e Pregiudizio della cara zia Jane. Orgoglio e Pregiudizio non ha ovviamente bisogno di presentazioni, in particolare uno dei personaggi più amati da noi lettrici è ovviamente Mr. Darcy. Quello però che mi farebbe piacere condividere di Orgoglio e Pregiudizio è la mia esperienza personale con l'autrice. Io in realtà al liceo l'ho più o meno odiata, non l'ho compresa e l'ho snobbata per tantissimo tempo. Possiamo quindi dire che avevo un fortissimo pregiudizio nei suoi confronti. Alla fine è successo che ho dato una possibilità a Jane Austen ed è scoppiato l'amore. Quindi Orgoglio e Pregiudizio, nel mio caso specifico, non è soltanto il titolo di un libro, ma è anche quello che è successo a me nei confronti di questa autrice, che vale la pena di leggere. Tra i suoi titoli più consigliati, ovviamente, Orgoglio e Pregiudizio. Ultimo ma non ultimo, deviamo forse un attimino da quelli che sono i romanzi di cui ho parlato fino adesso, perché il quinto romanzo consigliato da leggere assolutamente è un romanzo di Agatha Christie, la regina del giallo, Assassinio sull'Orient Express. Questo romanzo, assieme ad un altro che vorrei consigliarvi in alternativa, ovvero 10 piccoli indiani, che purtroppo non so dove sia finito, so che è da qualche parte, in qualche libreria, in qualche scaffale nascosto, ma non sono riuscita a ritrovarlo, quindi mi spiace non potervelo mostrare. Però ecco, sia Assassinio sull'Orient Express che 10 piccoli indiani hanno in comune all'interno della storia alcuni elementi. Innanzitutto il fatto che si tratta di una manciata di personaggi che corrispondono ovviamente anche ai possibili sospetti. In Assassinio sull'Orient Express il personaggio principale è l'ispettore belga per eccellenza Poirot, mentre invece in 10 piccoli indiani manca un vero e proprio investigatore. L'altra similitudine tra questi due romanzi è il fatto che questo gruppo ristretto di persone è bloccato da una parte su un treno, dall'altra parte su di un'isola. Entrambi i romanzi secondo me presentano degli aspetti fondamentali e all'epoca assolutamente innovativi per il genere giallo, quindi per questo li consiglio entrambi, diciamo sostanzialmente in alternativa l'uno all'altro. Bonus extra dal fratello, che come sa chi mi segui sui social mi dà una mano con le letture, è un libro di fantascienza di Arthur Conan Doyle. Ebbene sì, l'autore è famoso per aver creato il duo investigativo per eccellenza Sherlock Holmes e John Watson, è stato in realtà un prolifico scrittore che ha in realtà toccato diversi generi letterari. In questo caso si parla di fantascienza. Conosceremo in questa storia un personaggio che poi dopo diventerà protagonista di una serie di fantascienza scritta proprio da Doyle. Si tratta del professor Challenger, nome non potrebbe essere più azzeccato. In questo caso il professor Challenger sostiene di essere riuscito a trovare vita preistorica ancora viva, scusate il gioco di parole. Sarà intervistato da un giornalista con il quale si recherà poi in America del Sud per dar conto al mondo delle sue scoperte scientifiche. Non sono in grado di fare le chiuse, quindi perdonatemi in anticipo, ma spero che questa top 5 vi abbia dato qualche suggerimento, se non per leggere i romanzi, quantomeno per cominciare a conoscere questi autori se già non avete avuto modo di leggere niente di loro. Ovviamente se il video ti è piaciuto lascia un like e iscriviti al canale e ricorda comunque sia di farmi sapere quelli che sono i 5 o più libri che secondo te sono assolutamente da leggere.